Buonasera, benvenuti a questo incontro con il dottor Brustenghi, questo ormai tradizionale incontro con il dottor Brustenghi. Pierluigi è conosciuto, opera come responsabile della Stroke Unit allo nostro ospedale di Foligno. È soprattutto conosciuto in questa festa per la sua qualità di relatore che riesce a far divulgare, a far passare concetti di neuroscienze che per loro natura sarebbero complessi, complicati e difficilmente comprensibili da chi non è addetto, invece li fa passare come concetti comprensibili da tutti e li fa passare come esperienze da tutti vissute e quindi maggiormente comprensibili. L'affluenza, le richieste di presenza a questa giornata confermano quanto sia stato importante nelle giornate precedenti, negli anni precedenti, quanto siano state importanti, apprezzate le relazioni che Pierluigi ha fatto. E quindi questa conferma ci ha dato il via a confermare la sua presenza e abbiamo dovuto spostare la sala perché le presenze erano così numerose da dover portarle nella prestigiosa sede dell'auditorium. Quindi grazie per la presenza, grazie agli organizzatori che hanno permesso anche un'affluenza maggiore rispetto a quanto prima previsto. E grazie a Pierluigi per il suo impegno e per la qualità delle sue relazioni. Sì, mi fa molto. Mi fa molto piacere presentare Pierluigi Brustenghi, con cui condividiamo la quotidianità dell'attività clinica e di ricerca. E mi fa molto piacere soprattutto perché insieme a voi ci apprestiamo a fare questo viaggio attraverso la mente, ma attraverso i meccanismi con cui la nostra mente sceglie. Questo ha diversi piani di lettura, ma due sono i principali che volevo sottolineare. Uno, quello tecnico che ci riguarda quando facciamo la neurologia, la neuroriabilitazione, ci approcciamo verso un paziente, quindi cercare di capire, di entrare dentro, di essere empatici con il paziente, ma non per puro buonismo o per dimensione etica, ma perché questo ha una rilevanza tecnica per il processo di cura. L'altro aspetto è più, diciamo, chiamiamolo popolare, è più semplice, un po' più di moda, che è quello, noi oggi parliamo spesso di scelte di pancia, no? E questa parola ci ispira così, ipoteticamente un tipo di scelta che ci viene così spontanea, eccetera. Ma il dottor Brustenghi ci dimostrerà come questo ha a che fare comunque con il cervello e con le nostre capacità decisionali. Però vi inviterei in ogni parola che il dottor Brustenghi ci dirà di immedesimarsi, perché troverete anche delle chiavi di lettura sui nostri comportamenti quotidiani, sulle nostre reazioni quotidiane a eventi che ci accadono. Quindi vedrei questa relazione non solo come una relazione di alto livello culturale, ma come una serie di indicazioni pratiche che ci permettono di interpretare la nostra realtà e di ciò che si sta accadendo attorno. Ce ne abbiamo, penso, molto, molto, molto bisogno. Grazie per Luigi per la tua. Grazie a voi. Buonasera intanto a tutti e grazie perché non aspettavo questo pubblico. Io non sono un personaggio famoso come sono stati invece qui altre persone molto più qualificate di me. Ringrazio il direttore Mingarelli perché io ho cominciato con lui di fatto quando facevamo le prime conferenze al laboratorio di scienze, tutto il suo staff, le scuole, gli insegnanti, i ragazzi e poi l'ospedale, i malati. Questa è un po' la mia storia. Ringrazio Paolo Trenta per le parole che mi ha detto, Mauro che appunto è la persona con cui lavoriamo quotidianamente accanto alla disabilità, al disagio, al dolore, accanto all'imprevisto. Quando cioè la vita ti si presenta con delle improvvisate che non aspettavi ed è lì che dobbiamo spesso decidere cosa fare, cosa far fare e come vedere il futuro quando la vita ti cambia all'improvviso la musica di fondo. Il tema che voi vedete è l'arte del decidere.
siamo chiamati a decidere molto spesso, vedremo anche quanto, ma dobbiamo anche ricordarci che i meccanismi decisionali risentono di tante influenze, in parte insite nella nostra mente e nel nostro corpo, in parte nell'ambiente in cui noi viviamo. E dobbiamo ricordarci sempre che è un rischio per noi, e dobbiamo tenere sempre presente, quello di sbagliare la scelta e quindi avere anche la capacità di potersi correggere. Come vedete, ho riportato una frase di Betson che dice: coloro cui sfugge completamente l'idea che è possibile aver torto non possono imparare nulla tranne che la tecnica. Ma imparare la tecnica è importante, ma per vivere occorre anche avere altre, diciamo, qualità. Possiamo farci tre domande. La prima domanda è questa: problemi complessi richiedono sempre soluzioni di tipo complesso? A volte sì, a volte no. La neurobiologia, la neuropsicologia ci dice che noi dobbiamo a volte semplificare il complesso e che avere meno dati aiuta a scegliere meglio. Quindi non è vero che aumentando la quota delle informazioni noi siamo portati a decidere meglio, a volte decidiamo peggio. Poi dobbiamo dire: quante decisioni prendiamo in un giorno? Ve lo dico subito, 30.000. Anche le piccolissime decisioni. Immaginate il vostro salire in macchina, entrare nel canale del traffico, è un continuo decidere. Quei 10 minuti, quei 20 minuti che vi separano dal posto del lavoro, fate tantissime decisioni. Freccia destra, freccia sinistra, guardo in alto, devo frenare, cioè 30.000 volte noi decidiamo. E poi una cosa attuale, che può essere anche così carina da discutere, la domanda che è al terzo posto: l'effetto Flynn è finito? Vi dico subito, Flynn è uno psicologo americano ma trasferito in Nuova Zelanda, che negli anni 40-50 osservò un fenomeno molto interessante che prese il suo nome. Vide che ogni decennio il quoziente intellettivo delle persone aumentava, e aumentava anche di 7-8 punti ogni 10 anni, tant'è che si confrontò con gli altri psicologi e disse: ma voi, vi risulta questo dato? E gli altri dissero sì, e effettivamente, e furono date delle interpretazioni, il miglioramento della vita, la salute e tutto quanto. Poi che è successo? Che verso il 1995-98-2000 comincia Flynn stesso e altri colleghi a vedere che c'è l'effetto Flynn inverso, cioè stiamo perdendo intelligenza. Argomento molto complesso, perché sapete che l'intelligenza di un uomo o di una donna non possono essere quantificati in un quiz o in un test, però è un indicatore e i numeri sono importanti. Gli inglesi avrebbero perso 14 punti. Noi abbiamo perso un po' meno, ma siamo meno intelligenti. C'è un fenomeno che viene chiamato per questo, che abbiamo esternalizzato la memoria. Cioè aver avuto la possibilità di avere smartphone, computer, eccetera, ci ha fatto abdicare, ha messo a riposo una parte del cervello. E quindi crediamo di sapere tante cose, ma in realtà quelle cose non sono nostre, non sono incarnate come lo erano 30-40 anni fa, quando una cosa, prima di entrare nella tua testa, doveva entrare nella tua anima, nel tuo sentimento, nella tua emozione. Stiamo diventando freddi, stiamo diventando apatici, e questo incide profondamente sulle nostre capacità decisionali e intellettive. La vita di oggi è questa. Siamo in un sovraccarico di tipo lavorativo, informazionale, cioè tanti dati ci vengono dati. Noi siamo in un sovraccarico cognitivo e vogliamo fare, e ci costringono a fare a volte, molte cose contemporaneamente. Ma questo è giusto? Fare più cose ci rende più capaci di decidere o meno capaci di decidere? La conferenza guarda proprio questo aspetto. Vedere anche come il poter diluire. Già vi posso anticipare che troppe informazioni ci fanno sbagliare. Dobbiamo imparare a filtrare le cose.
e anche a dire questo lo faccio oggi, quest'altro lo farò domani o dopodomani. Diluire le cose nel tempo. Il nostro cervello deve essere allenato. Tutti noi abbiamo l'ebbrezza che questa società ci vuol far andare a velocità altissime, ma non ci accorgiamo che questa velocità ci fa perdere qualità nelle nostre prestazioni. E allora dobbiamo quantificare i risultati, ma non riusciamo a quantificare la qualità. Dobbiamo decidere per numero o per qualità? È una domanda che vi pongo chiaramente. Qualcuno di voi ricorderà questo asinello? È una favoletta, ma sicuramente era un asinello che a un certo punto aveva tanta fame, ma si trovò davanti due mucchi di fieno e non sapeva decidere se mangiare quello a destra o quello a sinistra. Nell'indecisione praticamente è morto di fame. Quindi dobbiamo saper decidere. La decisione qualche volta è impellente, però ci sono anche decisioni che possono aspettare e che hanno come, diciamo, una incubazione. Dobbiamo metterle lì piano piano e dire tanto arriverà quel giorno dove dovrò prendere quella decisione e mi devo in qualche modo preparare, quella che possiamo chiamare l'arte della gestazione mentale. Molte decisioni noi le vediamo con gli occhi e diamo alla vista un'importanza centrale. Ciò che vedo è ciò che esiste. Il sistema visivo ci dà tante informazioni, ma possiamo fidarci di quello che arriva ai nostri occhi e di quello che il cervello praticamente elabora con i nostri occhi? Fate un esempio adesso, vi invito a fare un po' di ginnastica. Mettete il vostro braccio destro davanti a voi con l'indice esteso, come faccio io. Perfetto, ora chiudete un occhio, guardate il vostro indice. Adesso chiudete l'altro occhio e guardate il vostro indice. Adesso rifate la stessa cosa, chiudete alternativamente un occhio e tenetelo aperto per 3 o 4 secondi. Quello che voi vedete è che un occhio vi fa vedere il dito che si muove, è vero? È in orizzontale, ma il vostro dito è fermo, voi lo tenete fermo, ma il vostro occhio, uno dei due vostri occhi, ve lo fa vedere in movimento. Quell'occhio che vi fa vedere il dito in movimento è il vostro occhio dominante. Quindi abbiamo un occhio dominante e un occhio che ha meno potere, che quindi deve in qualche maniera aggiustare il tiro che fa l'altro occhio. E questo è già un problema di tipo oculare. Questo dito, chiaramente, che si muove, ci porta a riflettere, ma possiamo credere a tutto quello che arriva ai nostri occhi? Guardate un po' qua, che cosa vedete qui guardando le cose? Vedete che questo tipo di immagine ad un certo punto comincia a muoversi, la vedete leggermente in movimento? Vi assicuro che è una fotografia, quindi non c'è niente di movimento, non c'è un meccanismo rotazionale che fa muovere queste due sfere. E come mai noi vediamo una cosa ferma che si muove, che il nostro cervello elabora come in movimento? Ma guardiamo qua, lo stesso sistema, vediamo un cilindro che è un po' strano, cioè dietro sembra un corridoio, anche qui abbiamo la sensazione di un qualcosa che ruota, che si muove, in realtà l'immagine sta perfettamente ferma. Guardate qua. Vi invito a fare un altro esercizio. Fissate questo punto centrale qua. Adesso con il collo avvicinatevi e allontanatevi dal punto nero. Fate avanti e indietro. Che cosa vedete? C'è qualcosa che si muove? I cerchi si muovono. Uno in un senso, l'altro in un senso orario. Basta che voi fate questo movimento avanti e indietro. In realtà, esatto, in realtà i cerchi sono fermi. È il nostro cervello che fa vedere queste cose in un qualcosa che non esiste, ma che percepiamo come tale. Ed allora vi posso riportare indietro e dire:
Vogliamo fermare questa immagine? Abbiamo questo potere? Proviamoci. Fissate questo punto centrale forte. Guardate solo quello, non guardate la periferia e io riesco a farvi fermare l'immagine. Non io, è il vostro cervello. Avete visto la differenza? Guardate anche qui, fissate questo punto e non guardate tutto il contesto periferico, l'immagine si ferma. Guardate qui, l'abbiamo già visto, e questa immagine, se guardate qui al centro, il movimento scompare. Vuol dire che la mia capacità di osservare le cose in un altro modo, cioè con un focus attenzionale su un particolare, incide sul contesto. Immaginate quello che può arrivare al nostro cervello con questo spartiacque decisionale. E qui dovete vedere tre volti e vi aiuto. Riuscite a vedere una ragazza giovane? Riuscite a vedere una vecchietta che guarda verso sinistra? Riuscite a vedere un uomo baffuto con il naso abbastanza prominente? Vi aiuto. Questo è il profilo della ragazza, questo è il suo mento, questo è tutto il profilo della vecchietta, questo è il naso della vecchietta, questa è la bocca della vecchietta, questo è il mento e questo è il signore con il naso, con i baffi. Sono tre immagini che sono riunificate, non le possiamo vedere tutte e tre insieme, dobbiamo dare un'attenzione partagé, separata e vedere una cosa alla volta. Il cervello ha bisogno di pause per poter prendere e analizzare, poi riprendere e di nuovo analizzare. Le lettere sono importanti, guardate un po' qui se ci fosse un insegnante di italiano che uno studente deve correggere un compito di questo tipo darebbe un brutto voto, è pieno di disortografia, eppure il cervello capisce perfettamente, perché al cervello basta semplicemente che la prima lettera, scusate, e la prima lettera e l'ultima siano al loro posto. Basta che la prima e l'ultima, e quindi secondo un professore dell'università di Cambridge, non importa in che ordine appaiono le lettere in una parola, vedete come leggo velocemente, ma io leggo parole completamente sbagliate. Il mio cervello mi fa una correzione online. Pensate quanto ci aiuta. Cioè riusciamo anche a disambiguare qualcosa che è scorretto, chiaramente. Ed allora cerchiamo di capire perché succede questo. Un po' di attenzione, non vi... Paolo diceva che a me piace far capire le cose, sì, mi piace far capire le cose semplici, perché è un diritto di tutti capire come siamo fatti e come funziona il nostro cervello. Per quanto riguarda l'apparato visivo, guardate, noi abbiamo due emicampi, questo è l'emicampo destro, questo è l'emicampo sinistro. Questo che vedete qua a sinistra è quello che vedete a destra. Il dottor Trenta sta alla vostra sinistra nel campo visivo, il dottor Zampolini alla vostra destra. Come l'occhio trasmette al cervello? Trasmette in una maniera molto particolare per degli incroci di vie, in modo che tutto ciò che vede che sta a destra viene elaborato dal cervello di sinistra e viceversa. Allora noi abbiamo due tipi di informazioni, ovvero sia un'informazione che va dall'occhio a un gruppo di nuclei centrale che sta nel profondo del cervello che si chiama talamo, guardatelo come una centralina dove gli arrivano tanti impulsi e tante informazioni, e dal talamo poi alla corteccia occipitale noi vediamo con il cervello che sta dietro, questo qua che si chiama occipite. La corteccia visiva è stata studiata molto, noi abbiamo gruppi di neuroni posizionati in cilindro, alcuni vedono le cose orizzontali, altre un po' stolte, altre rotonde, e ci permettono di ricostruire una immagine. Ma oltre a questo tipo di informazione ne abbiamo un'altra, cioè che dalla corteccia visiva si va al talamo, cioè in senso opposto. Il talamo che fa? Conserva tutte le nostre immagini, quelle che abbiamo già visto, e li categorizza in base ai valori e agli obiettivi che regolano il nostro comportamento, quello che abbiamo appreso vivendo.
Se le informazioni che dagli occhi arrivano al talamo non combaciano con il modello che il talamo si è costruito, cioè il modello interno, la percezione si modifica e diventa qualcos'altro. Voi avete visto quelle cose ruotare perché il vostro talamo non era abituato a vedere quella roba lì e quindi vi ha dato un fattore, diciamo, di disambiguazione, un fattore, diciamo, di correzione. Questo vuol dire che fissare gli occhi su qualcosa non significa vederla, la differenza tra vedere e guardare. Quando abbiamo un problema, il nostro cervello attiva due aree. Sono la via del dove, questa che dalla corteccia occipitale che ci fa vedere va alla regione parietale, qui davanti, e la via del cosa, la where pathway e la what pathway. Noi per capire il mondo e per prendere delle decisioni dobbiamo attivare la via del dove e la via del cosa. Lo imparano i bambini appena nati questo, orientarsi nel dove e nel cosa. Ma cosa accade quando guardiamo una cosa? Vediamo queste due amichette che dice leggere il codice a barra davanti al bancomat, e l'amica la legge ma dice una linea fina, una fina grossa, una fina grossa, cioè legge praticamente le barre ma non ha capito che deve leggere qualcos'altro. Vedete la differenza? E quando vediamo un oggetto che la vita ci pone, vedete qui c'è un attaccapanni, ecco, siamo istintivamente portati ad attaccarci qualcosa perché il nostro cervello usa gli oggetti e fa in modo che agendo possa avvenire una percezione e dopo una percezione un'altra percezione, vuol dire decisione, decisione, decisione. Percepiamo cioè il mondo in termini di possibilità di agire. Quando c'è qualcosa davanti a noi siamo istintivamente mossi a fare qualcosa e questa percezione che è azione, cioè interazione con la gente, che sarebbe l'attaccapanni, si chiama affordance. Abbiamo delle relazioni, quindi dinamiche, tra noi soggetti e gli oggetti che ci circondano, quelli che ci permettono di realizzare la nostra vita. Ma queste interazioni con l'oggetto sono influenzate da qualcosa? Guardate qui, qui c'è una mano che deve tagliare un foglio di carta. Beh, è dagli studi interessante notare che il contesto fisico e sociale influenza l'affordance. Perché? Perché c'è un concetto di distanza, c'è un concetto di scena in cui ci troviamo e c'è la presenza di altre persone. In poche parole, una relazione con un oggetto si modifica attraverso questi parametri. Se c'è una mano, per esempio, vicino a questa che sta tagliando, la persona che taglia il foglio lo fa molto più velocemente ed è più precisa e il taglio va dritto. Basta che veda la mano di un suo simile. Pensate quanto è importante la presenza degli altri mentre noi decidiamo. E qui c'è una linea, si vede appena, che unisce un pomodoro, cioè un oggetto neutro, con un oggetto pericoloso, un vetro rotto, che mi può far tagliare. Se noi chiediamo, facciamo un test, alle persone di tagliare a metà la linea, tutti cercheranno di tagliare a metà, ma tutti saranno spostati verso l'oggetto neutro, perché noi siamo portati a decidere allontanandoci dal pericolo. Non sempre però allontanarsi dal pericolo significa decidere bene. Il nostro cervello è quindi alle prese con tante cose, fa molte cose insieme, tutto questo si chiama multitasking. Quando faccio più cose insieme, io attivo il cervello qui, 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 cioè ho varie aree cerebrali simultaneamente accese. Queste aree non sono in grado di fare bene due cose contemporaneamente. Tra due cose una la farà bene o quasi bene, l'altra la farà meno bene. Ma ci darà l'illusione di aver fatto tante cose. In realtà
tra quel tante cose ci sono cose fatte non bene, non c'è la qualità. Questo è un limite cognitivo che ci porta ad essere automatici, ad attivare il pilota cerebrale. Il pilota, avete visto che è successo al Boeing? Il computer ha sbagliato, gli uomini avevano capito, hanno lottato 6 minuti per sconfiggere il computer che li stava facendo precipitare. Quindi i piloti automatici servono, fanno riposare, ma non diamogli mai una fiducia assoluta praticamente. Simon, che è un Nobel, dice: la ricchezza di informazioni genera una povertà di attenzione, quindi dobbiamo imparare a filtrare le cose che arrivano al nostro cervello. L'Università della California ha stabilito che l'uomo medio ogni giorno è esposto a 34 gigabyte di contenuti e a oltre 100.000 parole, una quantità enorme di cose. La mente umana però elabora al massimo 126 bit al secondo. Una conversazione normale ne utilizza un terzo. E che cosa rimane per tutto il resto dell'informazione? Facciamoci questa domanda. Quando è ridotta l'attenzione, cioè quando dobbiamo prestare attenzione a tante cose, abbiamo un senso di malessere fisico, oltre che psichico. Quindi abbiamo ansia, malessere, cerchiamo delle soluzioni che spesso sono errate e prestiamo attenzione a degli stimoli non rilevanti, quelli che potremmo definire degli stimoli spazzatura. Ma c'è nel nostro cervello una parte centrale che ci permette di essere a contatto con il mondo. Sta nel tronco cerebrale. Il tronco cerebrale è quella parte neurale che connette il midollo con il cervello. È fatto di 3 aree che sono il bulbo, il ponte e il mesencefalo, e queste aree ci permettono di stare svegli, quindi regolano il ritmo sonno-veglia, ci fanno percepire più o meno dolore, ci controllano l'attività digestiva, cardiocircolatoria, menzionale, respiratoria, controllano il movimento, la deglutizione, il vomito. Sappiate che quando si parla di morte cerebrale, la morte riguarda questo tratto qui, cioè dire morte cerebrale vuol dire morte del tronco cerebrale, quindi un'area molto importante. E adesso chiedo cortesemente di immedesimarvi in questa scenetta. Mi rivolgo per un attimo al pubblico maschile che è presente in sala. Vi anticipo questa scena. Avete lavorato sodo per 2 o 3 settimane, siete molto stanchi, il vostro capo vi ha guardato in silenzio, vi ha osservato, ha apprezzato il vostro operato e vi dice: guarda, ti meriti un giorno di riposo, un giorno di ferie. E voi chiaramente non ve l'aspettavate, quindi siete colmi di orgoglio, anche di piacere, di aver diciamo gratificato il vostro circuito del piacere e della gratificazione. Quindi tornate a casa, lo dite a vostra moglie, che vi dice: ah, domani io domani non vado a lavoro perché mi hanno dato un premio, domani sarò libero. E già dentro di voi, quando tornate a casa, ci avete quel senso di libertà, cioè di avere un giorno a vostra disposizione, quei giorni dove non avete ipotecato di fare nulla, ma dove volete stare a contatto con la vostra libertà e godervi la vostra introspezione, cioè stare in pace con voi stessi. Arriva la mattina, vi alzate, fate colazione, state prendendo il cappuccino, arriva vostra moglie che vi dice: ecco, allora tu vai in libertà, io invece vado a lavorare. Dice: vabbè, però te lo meriti, ti chiedo solo 2 cose. Io ti farò un favore, ma anche tu me lo devi fare. E voi, dice, beh sì, stavate già cantando magari dentro di voi, no, I believe I can fly, insomma, stavo quasi per volare. E la moglie vi dice: guarda, devi andarmi dal fruttivendolo a prendere 5 cose, ma c'ho la lista qua e poi te la do. E poi devi fare attenzione al gatto, perché il gatto l'ho portato dal veterinario, c'ha una bronchite asmatica, deve stare dentro casa, non può uscire perché prenderebbe freddo, sta facendo antibiotici. E voi dice: sì sì, intanto dite: beh, questo tanto non cambia il progetto della mia giornata.
e vostra moglie vi dice: guarda, io il favore che ti faccio è che ti porto in lavanderia la giacca, i pantaloni, perché ieri sera te li sei macchiati, e quindi tu mi fai questo favore e io ti faccio quest'altro. E voi sorridete e dice: va bene, sapete che intanto la giornata non cambierà, c'è solo questo intoppo ma risolvibile, e quindi deciderete, diciamo, in un certo senso bene. La moglie però, prima di uscire, vi dice: ecco, questa è la lista della spesa, e al primo posto ci sono dei pomodori che devono essere presi in un certo modo, ovvero sia devono avere una certa dimensione, e devi prenderne un chilo e mezzo, diciamo, devono essere abbastanza rossi, eccetera. Poi le cipolle, e vi fa l'esempio: questa va bene, questa qui a forma di pera non va bene, quindi devi scegliere questo tipo di cipolle. È una moglie molto precisa, ma ti facilita il compito, diciamo, no? Per modelli. Le patate devono essere di taglia media, quindi ti fa l'esempio della taglia grande e piccola, e tu devi prendere quella media in modo che non ti sbagli e ne prendi un chilo, ma non devono avere i germogli, quindi attento a non prendere patate che abbiano questo difetto. Poi voglio un mazzo di fieno greco, deve avere i gambi bassi e le foglie abbastanza verdi. E poi i peperoncini, deve prendere quelli lunghi, non quelli ad amo, non quelli uncino, e devono essere di colore verde nero. E voi, ecco, già avete questa lista, dovete uscire, e dice: va bene, però accettate, e sentite che in fondo questo piccolo inconveniente non può modificare la sensazione che avevate prima. Ma mentre state per vestirvi, arriva una telefonata, il vostro collega vi dice che è rimasto in pan con la macchina e probabilmente ha la batteria scarica, sa che voi avete i morsetti per caricarla, è in mezzo alla strada e vi dice: aiutami, non so che cosa fare. E allora il vostro cervello deve cambiare immediatamente impostazione e dire: allora sì, devo andare prima a soccorrere il mio amico, poi vado dal fruttivendolo, eccetera. Ma mentre state per uscire, andate a cercare le chiavi della macchina per metterla in moto, e le chiavi non le trovate. Le chiavi dove sono? Le cerco qua e là. Subito capite che le avete lasciate nella giacca che vostra moglie ha portato in lavanderia, ed allora dovete di nuovo ricambiare attività decisionale e dare priorità all'amico in pan, poi andate a prendere le chiavi della macchina in lavanderia, e poi andate dal fruttivendolo. Ma c'era un'altra cosa che vi aveva detto vostra moglie? Il gatto. Appena voi aprite la porta di casa, il gatto era stato per 3 giorni prigioniero, eccetera, con un salto felino va verso il giardino e sale su un albero. I believe I can't fly, io non posso più volare oggi, e la mia giornata è completamente cambiata. In questa scena torniamo a vedere che cosa è accaduto nel nostro cervello davanti a questi imprevisti decisionali. La mattina, quando eravate pieni di sogni, avevate attivo un circuito che si chiama Default Mode Network, cioè un circuito che si attiva quando noi abbiamo questo piacere introspettivo, ma non siamo impegnati in un atto cognitivo strettamente decisionale. Poi all'improvviso avete attivato l'attention network, cioè avete dato attenzione a tutte queste cose, spegnendo completamente il default mode network, e siete entrati in questa spirale. Questo sistema neurale che noi abbiamo ci permette di regolarizzare il nostro comportamento in base alle memorie che abbiamo appreso. In poche parole, noi riflettiamo per creare dei nuovi scenari, attingendo alle memorie del passato per dare presenza e qualità al nostro futuro. E quando abbiamo un qualcosa dentro da incubare, da far crescere, lavoriamo di lobo frontale e di quest'area che si chiama precuneo.
La parte anteriore del lobo frontale, qui c'è la memoria a lungo termine. C'è una rete che si chiama ippocampo, noi qui memorizziamo le cose di tutta la vita. Mentre nel precuneo, quest'area qua, noi vediamo il film delle immagini mentali che la nostra vita ci ha costruito, specialmente anche quelle belle, quelle dotate di risonanza emozionale. Queste aree si disattivano, cioè si bloccano, quando però arriva un compito che richiede attenzione, cognizione, cioè interazione, affordance con oggetti esterni e con l'ambiente. A tutto ciò corrisponde una minore capacità riflessiva. Questo è il nostro lobo occipitale che noi vediamo. Quando noi vediamo queste immagini, tutti i giorni noi pensiamo per immagini, non pensiamo per contenuti. Prima viene l'immagine e poi viene il contenuto. A buone immagini corrispondono buoni contenuti. Abbiamo un'attività cerebrale di 10 Hz, che è il ritmo normale, il ritmo alfa. A questo ritmo corrisponde una disattivazione di tutti i segnali che arrivano dall'occhio, cioè ci abbiamo bisogno di filtrare, di non essere disturbati da troppe informazioni, perché ciò interferirebbe con le nostre rappresentazioni mentali. E allora la corteccia visiva è usata sì per vedere e guardare, ma anche per fantasticare e per immaginare, per fare il mind wandering, cioè il passeggiare, il vagabondeggiare con le nostre cose interiori e riflettere cose profonde dentro di noi, quindi presuppone un distacco temporaneo dal mondo esterno. Questo è il nostro default mode network, aree corticali ma anche sottocorticali che, ripeto, attiviamo quando non siamo impegnati in un preciso compito, quindi quando siamo in uno stato di riposo. Il default ci dà il potere di questi quattro momenti, essere capaci di introspezione. Quanti di noi danno spazio alla propria introspezione? Nella mia esperienza di medico ho notato che in alcune persone è eccessiva l'introspezione, in altri è proprio difettuale. Bisogna trovare una giusta dose. Poi il pensiero autoreferenziale, il sognare ad occhi aperti, cioè il daydreaming, che è molto importante, specie nei giovani, perché gli permette di programmare il loro futuro e le loro scelte, e è correlato fortemente alla creatività. Siamo molto creativi quando attiviamo questa area. Noi uomini abbiamo un grande vizio, però è istintuale. Siamo nati per anticipare il futuro. L'uomo è un anticipatore nato, preanticipa le proprie esperienze perché vuole dare un significato attuale a un futuro che avverrà. Il futuro ci fa paura e quindi dobbiamo, il passato lo conosciamo, è già avvenuto, nel futuro dobbiamo mettere molte energie, molte decisioni, quindi noi le prendiamo guardando il futuro e abbiamo un radar, diciamo, di consapevolezza che è puntato sul futuro come un faro sullo scoglio che va verso il mare, ci permette di fare delle previsioni, delle simulazioni, e se le nostre simulazioni e previsioni saranno corrette, avremo questo mediatore magico che è la dopamina, che si innalzerà molto di concentrazione. Se fossero invece scorrette, la dopamina si abbasserà, ma questo abbassamento ci darà un po' di umiltà, ci farà la prossima volta essere più realisti e ci farà correggere l'errore previsionale. Il cervello diventa anche più umile quando sbagliamo. I compiti simultanei io li vedo a volte molto facilmente assimilabili ai giocolieri, quelli che fanno girare i piatti e che devono stare attenti perché a un certo punto un piatto vacilla, gli devono ridare una forza rotazionale, eccetera.
ma questo è un sovraccarico cognitivo, e in questo sovraccarico appunto noi ci concentriamo più su un compito, ma dobbiamo stare attenti a tutti gli altri che contemporaneamente stiamo svolgendo. Quale memoria usiamo in questo per prevedere il futuro e per controllare tutto? Usiamo questa memoria che si chiama prospettica. È una memoria che ci mantiene presente, diciamo, l'intenzione da fare, ma la spostiamo al futuro. È quello che farò tra un'ora, tra due ore, domani, la prossima settimana. La sede anatomica di questa memoria sta qua, nel lobo frontale. I lobi frontali sono un'area importantissima del nostro cervello, ma se troppo attivata può distrarci e portarci a un sovraccarico, quello che abbiamo visto, può essere acuto o cronico. Le decisioni prese in questo stato sono spesso decisioni non corrette. Un prototipo, diciamo, decisionale è quello se decidere in base a un processo di riflessione o un processo di immaginazione. Ed allora, vedete, per riflettere e agire io devo attivare questa corteccia, la corteccia prefrontale, per immaginare devo attivare il default mode network. Ho due possibilità, ma devo stare attento che qualora io andassi a mettere confusione o attivare parzialmente le due aree, vado a portare quello che viene chiamato l'ego depletion, cioè un indebolimento delle forze del mio io, vado in uno stato di tipo confusionale. Il cervello quindi fa delle codifiche previsionali in avanti per scegliere la opzione più corretta, l'ipotesi migliore, calcolando la probabilità di riuscita in base a come le esperienze precedenti ci hanno consigliato. Quindi i vissuti ci condizionano sia nel bene che nel male. Le aree che fanno tutto questo, cioè di codifica predittiva, sono l'ippocampo e la corteccia parippocampale, cioè il lobo temporale, quello che vi ho fatto vedere prima. Ma si può decidere in base a un sentimento? I sentimenti li dobbiamo ascoltare? Dobbiamo ascoltarli, e penso anche parecchi. Vedete questa frase che dice: sentimenti sono come le onde, non possiamo impedire il loro continuo andare e venire, ma possiamo scegliere da quale onda farci portare. E spesso abbiamo deciso con il sentimento vicino che ci dava una spinta. Damasio, che è un grande neuroscienziato, ci dice queste parole: in circostanze normali i sentimenti le raccontano, si riferisce alla mente, cioè i sentimenti raccontano alla mente, senza che sia pronunciata una sola parola, la direzione buona o cattiva del processo vitale in atto all'interno del corpo. Ti dice alla mente come sto, gli dà la mappatura. I sentimenti quindi sono il risultato, dice sempre, di un'alleanza cooperativa tra il corpo e il cervello, che interagiscono mediante molecole libere di diffondersi e vie nervose. I sentimenti sono stimoli mentali. Chi volesse approfondire questo, un libro che recentemente lui ha prodotto si chiama Lo strano ordine delle cose, ed è della casa editrice Adelphi. I sentimenti hanno un ruolo importante nelle nostre capacità decisionali. E qui entriamo un po' in quello che è il top decisionale. La diapositiva forse non tutti riusciranno a vederla, però stiamo parlando degli arcobaleni del nostro stato decisionale. Vedete che qui ci sono le abilità e qui ci sono le sfide. Allora noi possiamo decidere di prendere una decisione in relax, in apatia, in preoccupazione, in apatia, o in stato di eccitazione, o in stato di noia o di controllo. Ognuna di queste fasi ha suoi vantaggi e svantaggi, ma il momento principale ce l'ha questo che quest'autore chiama stato di flusso. Lo stato di flusso è un magico momento della mente che ci consente di non sbagliare. È un momento che noi possiamo sviluppare se teniamo presente di avere obiettivi chiari, di avere concentrazione totale sul compito che dobbiamo fare,
di avere la perdita della autoconsapevolezza, cioè essere completamente assorti nelle cose che stiamo facendo, una specie di distorsione del tempo, non stiamo a guardare sempre l'orologio che non passa mai, quando il tempo ormai lo abbiamo vinto, lo abbiamo sconfitto, l'effetto dell'azione è immediatamente e chiaramente percepibile dal soggetto, c'è un ottimo bilanciamento tra la forza della sfida e la capacità di fare, un senso di assoluto controllo, un piacere intrinseco nel fare quella cosa, l'integrazione tra azione e consapevolezza e il massimo della concentrazione e il massimo dell'impegno. Quando noi siamo in stato di flusso, l'errore è pressoché nullo. L'augurio che ci dobbiamo dare è di poter andare a lavorare sempre in stato di flusso, il che è molto difficile perché a volte gli altri ci impediscono di entrare nello stato di flusso. Tenete presente che il consumo di energia mentale in stato di flusso è minimo, si dà il massimo consumando il minimo. È quando il tempo si trasforma da Kronos in Kairos. Alla base di tutto ciò c'è chiaramente la motivazione, che viene da motus, cioè devo andare, dal latino, vuol dire che io devo avere un inizio, una direzione, una intensità, una persistenza di comportarmi in un certo modo perché ho uno scopo molto importante da raggiungere. La meta da raggiungere è il momento delineante. Ci sono degli esempi, ve li ho portati. Questo storico afroamericano che dice: quando arriva venerdì mi dico grazie a Dio è venerdì, così posso lavorare ininterrottamente a casa per 2 giorni. Esistono anche queste persone, l'augurio di poter essere come lui. Oppure Klein, bioncologo: quando lavoro sono felice come un cervo che corre in un prato. Poter trasformare il lavoro in un gioco, in un parco divertimenti dove il tempo è il dono e non è il peso da subire. Questo architetto che dice: Dio si manifesta nei dettagli, insomma entriamo, quando lo stato di flusso agisce, rispondiamo in questa maniera. Ed allora ne viene che l'energia psichica viene indebolita quando attenzione ed emozione che mettiamo nel fare le cose non producono variazioni nella nostra mente, non creano dei ricordi e non sviluppano nuove capacità e nuovi rapporti. Quindi l'augurio è quello di poter collezionare episodi di riflessione, avere un capitale fertile di cose che abbiamo fatto e di cui siamo orgogliosi di averle fatte, per la voglia di volerle ripetere in futuro, il saper gestire il binomio eccitazione-controllo, che è il motore della nostra vita, accettare le sfide e non temere la sfida delle emozioni. Mauro Zampolini parlava prima del decidere di pancia. Vi dico che oggi è molto rivalutato. Antonio Damasio ha parlato di una macchinetta che abbiamo qua che si chiama marcatore somatico. Il marcatore somatico è praticamente la memoria dei nostri stati vegetativi che accompagnano le nostre esperienze. Qui vedete questo bambino che è Diego Torquato Frasao, che fu salvato dal suo maestro di musica dagli abusi, dalla miseria e fece un salto di qualità. Qui sta suonando al funerale del suo maestro che lo ha tolto dalle problematiche, e qui sta sviluppando un forte marcatore somatico che nella vita avrebbe potuto molto usare, se purtroppo la vita non l'avesse punito, perché purtroppo questo ragazzino è morto di una leucemia. Ma i nostri stati emozionali vanno fortemente correlati a queste emozioni primarie che stanno nel sistema limbico, ad emozioni secondarie nella corteccia frontale e somatosensoriale, e con il marcatore somatico noi prevediamo la vita. Quando prendiamo una decisione non sappiamo perché l'abbiamo presa, l'ha presa il marcatore somatico. È praticamente la sensazione viscerale che diventa intuizione. Apprendiamo e gestiamo la vita in base ai ricordi, alle esperienze, anche ai ricordi somatizzati,
sulla regola del vantaggio e svantaggio. La corteccia frontale è la sede di archiviazione dei marcatori somatici. Se un giorno dovessimo avere delle amnesie dei marcatori, questo ci produrrebbe una modificazione del nostro comportamento, perché è come se staccassimo l'esperienza vitale dal nostro presente. Ed allora il marcatore somatico ci dice come possiamo apprendere, in base all'associazione di situazioni vissute, il corrispettivo emozionale e la correlata reazione vegetativa. Questa reazione vegetativa fa da guida al comportamento futuro. Reazione vegetativa la possiamo chiamare reazione di pancia, ma anche connessioni tra cervello e intestino, il microbioma. Ieri abbiamo ascoltato la professoressa Case, che ha fatto una relazione meravigliosa su quello che è il nostro patrimonio batterico intestinale, che in base a come è può darci maggiore o minore attenzione, maggiore o minore umore, perché la serotonina che abbiamo nel cervello la produce il primo cervello che sta qua e che poi grazie al nervo vago sale. La professoressa Case è qua e con grande piacere e onore farei un applauso alla sua presenza, perché ha dato ieri una bellissima lezione apprezzata da tutti. Il microbioma è un argomento che ci apprezzerà molto. Bene, e quindi andando avanti dobbiamo chiederci anche come fanno a decidere, per esempio, questo giocatore a prendere la palla così velocemente. Che farà? Sarà tutto il cervello un modello bottom up che riesce a fare tutto questo? Un feedback delle informazioni già arrivate, le aspettative da parte delle aree superiori del cervello? Ricordiamoci che la corteccia visiva, cioè quella che ci fa vedere le cose che arrivano, si attiva con un ritardo di 50-200 millisecondi e che altrettanto tempo richiede la programmazione del movimento. Quindi con il solo modello dal basso verso l'alto sarebbe impossibile afferrare con precisione una palla da baseball, perché una palla quando viene lanciata ha una sua traiettoria, che in genere è una parabolica, non è una parabolica esatta, ma che sale, poi a un certo punto scende, inverte i suoi fattori, e quindi dovremmo essere anche capaci di fare tutti questi calcoli. Il nostro cervello li sa fare. Per esempio, un portiere che deve parare una palla di questo tipo deve calcolare la distanza iniziale, la velocità iniziale e l'angolo di lancio della palla. Ma la palla, quando sta in area, c'ha anche qualcos'altro, cioè ha un movimento rotatorio su se stesso e subisce la resistenza dell'aria e la direzione del vento che in quel momento sta tirando, per cui non percorre una parabola esatta. Allora il giocatore deve anche stimare la velocità, la direzione del vento in ogni punto della traiettoria e il punto esatto di ricaduta al suolo. Abbiamo per fortuna qualcosa che ci semplifica tutto questo, che viene sotto il nome di regola del pollice, cioè una rule of thumb, che vuol dire una regola che abbiamo acquisito grazie alla esperienza al di fuori della scuola, al di fuori della fisica, al di fuori della matematica, ma è la nostra esperienza che ci dà indicazioni e che è molto rapido e costa pochissimo. L'espressione regola del pollice deriva da una, diciamo, abitudine che avevano le sarte e i contadini di misurare con il pollice le distanze, e non si sbagliavano per niente. È praticamente un'euristica intuitiva che ci permette di fare le cose bene e con molta velocità. Ed allora il giocatore che applica la regola del pollice per prendere la palla fa questo: mentre la palla è in area, il giocatore la fissa con gli occhi e va verso la palla, poi regola la velocità della corsa in modo da mantenere costante l'angolo dello sguardo sulla palla in riferimento al suolo. È un esperimento di logica intuitiva. La palla in corsa che sale, il giocatore deve arretrare. La palla che discende, il giocatore avanza. La palla che ha velocità costante, il giocatore sta fermo. Regola del pollice intuitivo. È quello che fa il vostro cane quando gli tirate un frisbee.
applica la stessa regola, regola del pollice, e vedete i cani come sono precisi nell'afferrare. In più, tra l'altro, il frisbee c'è anche un movimento rotazionale. Allora, per decidere con successo è meglio seguire la logica o il sentimento? Ne ho parlato di tutte e due. State per Foligno o nella vostra città di provenienza, passate davanti a una gelateria, avete l'imbarazzo se scegliere un gelato alla fragola o al limone. In testa abbiamo i neuroni del limone e della fragola che sono inseriti in una rete, sono un gruppo distanziati fra loro in aree cerebrali diverse e hanno lo scopo di valutare l'odorato, il gusto, la vista, la memoria, e tutti questi gruppi si attiveranno insieme con un ARIG MAPS, determineranno una forza e stabiliranno chi vincerà, se vincerà il gruppo dei neuroni della fragola o il gruppo dei neuroni del limone. La rete neurale di un gusto quindi alla fine prevale sull'altro, c'è una regola che è la regola di Hebb, cioè che l'attivazione di un neurone determina lo stesso effetto nei neuroni che sono in collegamento con quel neurone, chi vince prende tutto. Ho scelto il limone, ma mentre sto mangiando sto bel legato al limone mi viene il senso di colpa che ingrasserò, e allora arriverà un altro problema che dovrò fare, e il nostro meccanismo decisionale è questo, di passare da un problema ad un altro. Adesso vi chiedo di immedesimarvi in queste due scene. Siete voi singolarmente, non dovete sentire l'influenza dei vostri vicini. State in questa scena. C'è un tram che è impazzito, non ha il guidatore ed è in discesa. Sta avvicinandosi a un binario dove ci sono 5 operai che stanno lavorando per ripararlo. Voi vi trovate qua, vicino ad una leva, a uno scambio. Dovete decidere se attivare questo scambio portando il binario qua. Facendo questo salvereste 5 persone, ma uccidereste questa persona. Cosa fareste? Intanto pensateci. La seconda scena, lo stesso tram impazzito, ma c'è una variante. La stessa scena delle 5 persone, ma voi state qua, dietro a una persona molto robusta che sta in un cavalcavia. Questo uomo grasso, qualora venisse da voi spinto sul binario, permetterebbe di fermare il tram e di salvare le 5 persone. Lo fareste? Queste le scene che dovete decidere. Vi dico poi come avviene nella realtà. Qui abbiamo cioè due regole diverse per decidere. Una è di tipo logico e una di tipo emozionale. Nei test la maggior parte delle persone al primo scenario attiva tutti la leva, perché dicono in fondo è meglio salvare 5 persone anziché perderne 5 al prezzo di una. E attiva quest'area, le due cortecce prefrontali, dorsolaterali, ventrolaterali e la parietale. Nel secondo scenario quasi nessuno fa il gesto di buttare giù l'uomo perché lo riterrebbe un omicidio. Allora, nel primo scenario la rete neurale è quella attivata della logica, nel secondo è quella emozionale, è il secondo scenario dove le due reti, logica ed emozione, entrano in conflitto e vince praticamente quella emozionale. Quando siete indecisi, che cosa succede? Quando il cervello non sa decidere, praticamente decide il corpo. Vedete questa signora con il suo marito che va a fare spesa, che ha una certa dimensione. Se andate a fare spesa a digiuno o dopo aver mangiato, comprate cose completamente diverse, perché il vostro corpo vi fa scegliere in modo diverso. Se per esempio siete a digiuno, acquistate prodotti a maggior contenuto calorico, di minor qualità, ma più invitanti ed appetibili. Andate in conflitto basandovi su gusto, precedenti esperienze, le calorie, il contenuto di sale o di zucchero, le confezioni, i consigli ricevuti, la pubblicità, il prezzo e le offerte,
In queste situazioni decideranno le sensazioni corporee che vengono a scaturirsi dopo aver visto l'oggetto da acquistare o da riporre sullo scaffale. Non sapete chi ha deciso, lì è il corpo che praticamente decide. Un altro gioco. Un economista ha inventato questo gioco, il gioco dell'ultimatum. Ci sono due giocatori, il proponente e il ricevente. Il proponente ha a disposizione 10 biglietti da un dollaro e deve fare la prima mossa, cioè offrire una parte di questa somma al ricevente, sapendo che se questi accetterà la sua proposta, ognuno si terrà la sua quota. Se il ricevente però non accetta la proposta, il gioco finisce, entrambi restano senza niente. Quanto offrireste voi se foste il proponente? Pensateci. Qual è la logica decisionale quindi che verrebbe usata? La prima logica è quella dell'interesse personale, cioè ogni giocatore vorrebbe realizzare il massimo e quindi dice il proponente offrirebbe un dollaro perché avrebbe così un guadagno di 9 dollari e il ricevente dovrebbe accettare l'offerta perché dice meglio un dollaro che niente. Avviene così? Questo che si chiama l'equilibrio di Nash? No, non avviene affatto così. Perché circa la metà di coloro che vengono a ricevere l'offerta di 1 o 2 dollari la rifiuta. Sapete perché? Perché preferiscono avere nulla piuttosto che essere umiliati per essere stati trattati con ingiustizia. Vedete quanti fattori possono agire. Ed allora la scelta più diffusa in questo gioco è la logica della equità, quando praticamente l'offerta più frequentemente proposta è di 4-5 dollari, il principio quindi di equità sociale mantiene, diciamo, il metodo che è il più diffuso per scegliere, ma è una vera equità oppure è un egoismo sottile del proponente per trovare la via migliore per non tornare a casa a mani vuote? È interessante però sapere che in questo gioco, se il proponente non è un uomo o una donna, ma è una macchina, il computer, allora le regole saltano completamente e quasi tutti accettavano la bassa offerta. Questa regola dell'egoismo poi non è stata rilevata nemmeno in piccole società come quelle della foresta tropicale nella savana, quindi è molto diffusa. Possiamo decidere in anticipo. Ricordate Ulisse? Ricordate le sirene? Ulisse è un grande. Ulisse sapeva che doveva affrontare un problema e si è preparato in anticipo. Il canto delle sirene lo avrebbe drogato i suoi marinai, quindi si fa legare al palo e si assicura che tutti i suoi marinai abbiano la cera nelle orecchie per non sentire il canto ammaliante delle sirene. Mente lucida Ulisse, combatte la seduzione di un attimo, ha una forza di volontà, prevede le sue conseguenze, si proietta nel futuro considerandosi debole, umano, e quindi fa una scelta da essere umano. Secondo voi, quale parte di cervello determinò questa scelta di Ulisse o la determina in noi ogni qualvolta siamo chiamati a fare scelte simili? Abbiamo questa area a livello della corteccia frontale dorso laterale che io chiamerei la corteccia di Ulisse. Questa corteccia noi la attiviamo quando dobbiamo scegliere tra due cibi quello più sano e non quello più appetibile, quando dobbiamo rinunciare a dei vantaggi immediati a favore di risultati migliori nel futuro, quindi quando combattiamo il carpe diem, e quando a predominare è il senso di giustizia su quello di ingiustizia. A tutti i giovani che sono qui presenti consiglierei questo: prima di prendere una decisione avventata, toccatevi 10 secondi le vostre cortecce dorso-laterali e poi prendete quell'azione. Guardatevi nel futuro, guardatevi nella versione migliore di voi stessi proiettata nel futuro. E ricordate, questo lo dico sempre quando mi incontro con gli insegnanti, che questo 40% di cervello che vedete raffigurato in verde è il lobo frontale. In questa area identifichiamo il lobo giudice del nostro comportamento, il lobo etico, viene chiamata da alcuni anche area del ripensamento assennato. Importantissima è quel diavoletto che
vi fa fare, ma ce le ha fatte fare anche noi da ragazzi, quindi non vi sentite troppo in colpa. Qualche sciocchezza l'abbiamo fatta anche noi, perché non avevamo i lobi frontali maturati, perché essi maturano tra i 20 e i 25 anni. Quindi contate sempre fino a 10 prima di prendere una iniziativa. Ci sono animali che ci aiutano molto. Gli animali, specie degli uccelli, sapete, hanno un'area dove si mettono per conquistare le femmine. Questo si chiama praticamente l'ec. È un'area quindi comune, in genere è un'arena, poi ci sono varie forme. Nella quaglia la femmina, sapete che fa per scegliere il maschio? Non è che lo guarda, prima ascolta il suo canto e classifica tutte le quaglie maschie in base al canto più bello e poi considera solo il maschio che ha cantato bene, in base a questo sceglie il maschio con cui accoppiarsi. Quindi una valutazione sequenziale di indizi per decidere. Quella che vedrete tra poco è una diapositiva che io ho messo ieri sera dopo aver ascoltato la relazione del professor Vallortigara, che mi ha entusiasmato, e dove ho visto questa diapositiva che ci cadeva proprio a fagiolo, e allora in rete l'ho presa, quando praticamente il pavone, che ugualmente deve fare questo perché le pavoncelle guardano il pavone in base alla larghezza del proprio arco che apre, perché questo il cervello della pavoncella lo valuta come un alto indice di produttività e quindi di dare progenie a lungo stare, e la pavoncella chiaramente poi dice una certa cosa per dire andiamo al sodo, ma di fatto è il suo arco che conta. L'importanza della biologia per decidere, sì, c'è un ormone che ci permette di fare delle cose, questa è l'ossitocina. L'ossitocina è liberata dall'ipotalamo, un'area cerebrale, e che è poi immagazzinata nell'ipofisi. Si libera durante l'allattamento e il parto e dà il senso dell'unione e della coesione, ma ci dà anche il senso del legame rafforzato, dell'affettività, è l'ormone della fedeltà. In uno studio recente, è stato molto interessante questo, è stata somministrata ossitocina a uomini innamorati della propria partner, ai quali poi veniva presentata una donna molto avvenente. Il risultato è che tutti hanno ritenuto più attraente la propria partner. Quindi l'ossitocina ha dato un rafforzamento al legame, stimola gli abbracci, i contatti fisici, l'empatia, riduce l'ansia, stimola la socializzazione, ma soprattutto ha ottenuto questo. Pensate se un giorno riuscissero a produrla in chimica, le farmacie sarebbero assaltate da delle persone che andranno a comprare ossitocina. Segnali esterni, allora vi trovate in un bar, avete una persona molto cara fra di voi, ci tenete a quella persona sul suo giudizio, e se voi parlerete con questa persona tenendo in mano una tazza di tè caldo otterrete un risultato, se tenete in mano una tazza di tè freddo ne otterrete un altro completamente diverso. Perché? Perché il cervello fa una somma in positivo dei due calori, il calore fisico e il calore affettivo, e unendo due calori si deciderà più facilmente. Quindi se avete una persona da conquistare, offritele sempre un tè caldo, ma non un tè freddo. La decidere in base al numero, allo spazio, è dimostrato che se noi dobbiamo fare delle somme e siamo in un ascensore che sale, siamo molto più rapidi nel fare la somma, così come siamo molto più rapidi a fare la sottrazione se l'ascensore scende. Che cosa vuol dire? Congruenza tra attività mentale e posizione del nostro corpo. A decidere è anche il nostro corpo, in base a noi come lo usiamo. Se sale siamo più veloci nel fare somme, se scende è più veloce nel fare delle sottrazioni. Ma non solo, se il vostro corpo è toccato, una carezza, se siete al ristorante e il cameriere o la cameriera vi toccano in maniera corretta, chiaramente, è dimostrato che quel tocco vi farà acquisire fiducia e vi farà attivare la regola del remida, cioè sarete più portati a lasciare la mancia alla persona che vi ha
toccato. Guardate come la decisione cambia in base anche a come il nostro corpo viene usato. Le api ci danno un grande insegnamento, ci dicono che hanno due indizi, e spesso noi per decidere anche facciamo come loro, abbiamo due indizi. Il primo indizio per l'ape è l'odore, quindi sceglie un fiore su cui posare, dal quale suggere il polline in base all'odore. Poi, a parità di odore, sceglie in base al colore. Anche noi usiamo spesso due parametri e a parità di uno scegliamo chiaramente in base alla regola. Vi ho messo la poesia della Dickinson, che è bellissima, sull'ape. L'ape che tardi il proprio fiore raggiunse, sussurra intorno al suo talamo, conta il nettare, entra ed è perduta nei balsami. Quando siamo molto emozionati, quando i balsami ci danno un'euforia, un'ebbrezza, le nostre decisioni sono molto, molto diverse. Ricordiamoci che tutti noi, per decidere, dobbiamo attivare questo circuito, che è il circuito della ricompensa. Dobbiamo essere ricompensati da qualcosa per decidere in un certo modo. È sempre la dopamina, il linguaggio che usa il sistema della gratificazione è quello della dopamina. Se ho una giusta dose di dopamina decido in modo corretto, se è troppo basso sono demotivato, se è troppo alto è euforia e devo trovare un giusto equilibrio. In fase di conclusione, tanti anni fa, 1934, in un laboratorio di fisica a Roma, questi signori che erano Fermi, Rasetti, Segre, Amaldi, Pontecorvo, abbiamo studiato sui loro libri di fisica al liceo, come ricordate, stavano studiando il bombardamento dell'argento con dei neutroni che erano prodotti da una bolla di vetro che conteneva il berillio, che poi veniva riempita di radon, che è un gas, allo scopo di studiarne la radioattività. Ma questa radioattività dell'argento ogni giorno era diversa dal giorno prima, e in fisica, come sapete, è importante la costante riproduzione di un fenomeno. Se il fenomeno varia, c'è qualcosa che non funziona. Troppa variabilità che portò addirittura all'allontanamento dall'istituto di Pontecorvo, che era un grande fisico. Una persona ebbe un ruolo fondamentale, ma molti di voi non lo sanno perché è apparsa solo raramente. Questa signora, la Sora Cesarina, era la donna delle pulizie, che doveva preoccuparsi di pulire il quarto piano dell'istituto di fisica di via Panisperna in Rona per 40 anni, donna piccola, un po' obesa, con molta artrosi chiaramente, ed era moglie del portiere dell'albergo, del portiere dell'istituto, che quindi doveva anche osservare la pulizia di tutto. Questa donna fu costretta ad escogitare un piano perché questi secchi d'acqua che doveva colmare per pulire i pavimenti dovevano essere attinti, non potevano essere attinti dai rubinetti del laboratorio, poiché Fermi gliel'aveva proibito. Sarebbe stato molto più semplice caricarli al quarto piano e lavare i pavimenti con quell'acqua, ma non poteva nemmeno usare l'ascensore per arrivare al quarto piano, perché in questo palazzo all'ultimo piano ci stava il senatore Corbino, che odiava vedere le chiazze d'acqua sul pavimento dell'ascensore. E allora questa donna, piccola ma astuta, attivò una sua regola del pollice, praticamente attingeva l'acqua dal laboratorio e la nascondeva sotto i tavoli dove al mattino seguente sarebbero stati svolti gli esperimenti di fisica e di radioattività. In questa maniera il professor Fermi, vedendo questa alternanza di risultati, un giorno scoprì che invece questi neutroni colpivano particolarmente, quasi meravigliato, dette un calcio
sotto al tavolo, sentì il rumore del secchio che era pieno d'acqua e che era sotto una tendina che non si poteva vedere, ebbe un insight immediato: era l'acqua dei secchi che aveva rallentato i neutroni e che aveva portato alla scoperta di un fenomeno importantissimo, purtroppo poi usato, come tutti sappiamo. E fu costretto a ripetere questo esperimento in una vasca dei pesci rossi, ma non perché lo aveva scoperto nei pesci rossi all'aperto, era perché i secchi della Sora Cesarina, con la sua regola del pollice, glielo avevano consentito. A volte le persone semplici scoprono le grandi cose. Ed è in questo modo che io voglio salutarvi, ringraziandovi e dicendo, come dice Eraclito, che ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E una frase di Nelson Mandela: possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. Grazie. Abbiamo tempo per due domande. Suggestioni ce ne sono state fatte tante, tantissime. È stato un bel viaggio. Un bel viaggio nel mondo delle decisioni. Ci sono delle... C'è una domanda? Sì, prego, prego. Il problema è l'abitudine alla luce, no? Quando passiamo da un posto... Sì, il signore chiede la difficoltà che abbiamo nel riadattarci, nel passare da un ambiente di luce a un ambiente di buio e viceversa. Il problema è un problema recettoriale di coni e bastoncelli, dove praticamente c'è una depolarizzazione diversa: alcuni ci servono per guardare al buio, alcuni ci servono per guardare alla luce. Dipende dall'intensità che abbiamo, tenendo conto che la nostra retina percepisce in maniera diversa in base anche a come sono i nostri neurotrasmettitori cerebrali, perché la retina è un neuroepitelio, cioè non è soltanto tessuto oculare, ma è anche un tessuto neurochimico. Per esempio, nella malattia di Parkinson, la carenza di dopamina determina alterazioni delle percezioni e dei contrasti. Però il passare da una fase di troppa luce a una fase di buio è un problema di iperpolarizzazione e depolarizzazione dei fotorecettori che abbiamo a livello della cellula, della retina, che impiegano un certo momento per ritornare a riattivarsi. A voi, grazie. Un'altra domanda? Laggiù. Sempre rispetto alla decisionalità, ci sono persone estremamente veloci nel prendere decisioni che tendenzialmente non tornano sulla loro opzione, a meno di prove proprio evidenti di fallimento di quella decisionalità, e altre invece che sono costantemente soggette a dubbi, a ripensamenti. Se ci sono delle motivazioni particolari che possano essere rinvenibili a livello scientifico, e se ci sono anche differenze che la scienza, la ricerca ha evidenziato rispetto a tipologie di soggetti, per esempio donne rispetto a uomini, popoli, culture. La domanda è una domanda bellissima e molto ricca. Io posso rispondere in questa maniera. Quando noi decidiamo è importante, come abbiamo visto, il contesto anche. A volte non vogliamo decidere da perdenti
e è più facile decidere da vincenti. Quindi attaccarsi alla prima idea è anche una questione di carattere, è anche una questione di rispetto della persona che ho davanti. Io ho mostrato le regole del pollice proprio per dire che sono le regole più umili, ma sappiamo che l'umiltà non è un sentimento così diffuso oggi e che a volte la legge del più forte è quella che stimola le persone a decidere con un certo imprinting, non tenendo in considerazione le ragioni dell'altro. I neuroni a specchio che noi abbiamo ci permettono di entrare in maniera empatica dentro il cervello degli altri, ma se noi non li attiviamo, se pensiamo solo ai nostri neuroni primari, non riusciamo a capire il punto di vista dell'altro. Allora una corretta attività decisionale richiede sì la presenza di tenere il mio punto di vista, ma anche quella di tenere il punto di vista dell'altro. Se l'altro poi è una persona a me cara, autorevole, che io amo ascoltare e che amo anche seguire i suoi consigli, ammorbidirò la mia durezza decisionale purché qualcuno mi dia anche dei fattori di convincimento sufficienti. Ci sono persone che hanno combattuto da sole battaglie e si sentivano dalla parte del torto, poi a un certo punto la verità è emersa e avevano ragione loro, uno contro tutti. Dal punto di vista cervello maschile, cervello femminile, voi donne siete molto più capaci di decidere in ambienti ristretti, avete un campo visivo molto largo ma molto corto, per cui nelle vicinanze il volto di una persona lo capite subito se è sincero o se sta dicendo menzogne. Il vostro intuito femminile, avete anche un olfatto molto più pronunciato di noi, mentre noi abbiamo un campo visivo molto lungo ma molto ristretto, perché ci è stato dato dai nostri antenati che andavano a caccia e dovevano guardare lontano e poi trovare anche la strada del ritorno. Poter decidere bene o male è anche una questione ormonale. Vi ho parlato prima del microbioma, è una questione anche di sole, è una questione di cibo, è una questione di umore, quindi sono tanti i fattori che il nostro cervello percepisce per arrivare a quello che io ho detto l'ideale, cioè lo stato di flusso, che è il momento dove riusciamo a decidere senza sforzarci, ma questo ce lo creano anche gli altri, l'ambiente, il contesto in cui viviamo.